L'Alba Verde continua la sua striscia positiva casalinga conquistando l'ennesimo 3-0, questa volta ai danni dell'Ardens Comiso, che le permette di mantenere la vetta solitaria del campionato di Serie B Girone M. Ad un inizio dei 3-7 abbastanza combattuto, con errori da una parte e dall'altra, sono seguite repentine accelerazioni delle padrone di casa, che hanno concesso poco spazio alle ospiti nella seconda frazione dei 3-7. Prestazioni top per Alessia Angilletta e Nicoletta De Luca, vere trascinatrici dell'Alba Verde e determinanti nei momenti decisivi della gara. In casa nissena quindi si rimane con i piedi ben piantati a terra in attesa degli scontri diretti con le altre squadre che occupano le prime posizioni della classifica e tra queste soprattutto con quelle che mirano senza mezzi termini a vincere il campionato. Prossimo appuntamento sabato 26 novembre alle ore 18, sempre al Palacannizzaro contro il CUS Catania. I risultati della settima giornata: Alba Verde Ardens Comiso 3-0, CUS Catania Stefanense Volley 3-1, Funivia Etna Fidelis Torretta 3-1, Pallavolo Crotone Sensation Profumerie 3-2, Volley Region Saracena 3-0, Cosedil Zafferana Planet Stranolite 3-0, Procori Ericina Volley Brico City Alus Volley 3-0. La classifica: Alba Verde 19 punti, Cosedil Zafferana e Pallavolo Crotone 18, Sensation Profumerie 17, CUS Catania 15, Fidelis Torretta e Funivia Etna 13, Procori Ericina Volley 12, Volley Region Saracena 6, Ardens Comiso 5, Stefanense Volley 3, Brico City Alus Volley, Planot Stranolite chiudono la classifica con un punto. Sono particolarmente contenta perché oggi hanno giocato ragazze dalla panchina molto molto giovani e hanno giocato molto bene, hanno dato una bellissima risposta. E parlo della nostra palleggiatrice Milli, Gabriella la nostra opposta, il nostro libero che è il primo anno che è con noi è stata davvero brava. E la squadra ha ancora molti margini di miglioramento e ovviamente noi puntiamo in alto, più in alto che possiamo. Noi abbiamo fatto una squadra per stare nelle parti alte della classifica e in queste prime partite stiamo confermando questo trend. Anche la vittoria di oggi significa che manterremo la testa della classifica, ma ancora il campionato è molto lungo e soprattutto ci sono ancora parecchi scontri diretti che potranno dire quello che è realmente la nostra forza. Intanto ci godiamo questo primo posto e continuiamo a lavorare in questo senso.